sono Andrea Lorenzi e sono qui per presentarvi un'avventura particolare. Più che un'avventura, dopo il mio collega Mattia vi illustrerà tutti i dati tecnici e tutte le caratteristiche, voglio presentarvi un cambiamento. Siamo di fronte a una nuova generazione di automobili. Durante il 2017 è venduto 20 macchine elettriche aziendali e quest'anno iniziamo con una classe B. Per la prima volta una vettura completamente elettrica inizia a costare tanto quanto la sua gemella a benzina o diesel con le stesse caratteristiche. Quindi siamo veramente di fronte a una scelta: macchina benzina, diesel o elettrica. Buongiorno a tutti, Andrea vi ha introdotto l'auto, adesso la palla passa a me che ve la devo raccontare. Mercedes B250e full electric, 180 cavalli da 0 a 100 in 7,9 secondi. Quest'auto ha la coppia massima addirittura a 0 giri, potete scegliere se farvi coccolare o se no divertirvi spingendo sull'acceleratore. Baricentro più basso rispetto al modello standard grazie al pacco batterie posizionato sotto il pavimento. Coppia super potenza e soprattutto accelerazione d'auto sportiva media. Ecco il motore della classe B elettrica. Come potete notare, per la mancanza del motore termico e delle parti adesso collegate, ci sono molti spazi vuoti all'interno del vano motore. Al centro padroneggia l'inverter che serve per convertire l'energia elettrica in energia per le batterie. Inoltre, un'altra cosa fondamentale per un motore elettrico è la ventola, perché il motore elettrico deve lavorare a temperature costanti e un surriscaldamento sarebbe controproducente per le prestazioni e per la durata della batteria. Ora vi starete chiedendo: quanto bagagliaio ha perso in tutte le batterie? Un'inerzia, soltanto 13 litri. Poi vi faccio vedere, sotto il pianale c'è un comodissimo vano dove riporre le due prese di corrente, una domestica e una per le colonnine di ricarica. Un altro dato che voglio sottolineare è l'autonomia, perché sono più di 200 i chilometri dichiarati di percorrenza da quest'auto. Quindi, percorso casa ufficio, si copre in assoluta tranquillità. La macchina può essere ricaricata anche dalla presa domestica. Si va a dormire, la mattina dopo ci si sveglia e la macchina è ancora pronta al 100%. E il prezzo? Come vi spiegava prima Andrea, ormai siamo arrivati a un punto che questo esemplare del 2016 con su solamente 28.500 km costa come la controparte diesel. Link in descrizione, cliccate e verrete rimandati subito alla pagina del nostro sito dove potete trovare tutte le informazioni del caso su quest'auto e tutte le indicazioni per venire a trovarci a Ghedi, in provincia di Brescia, in via Artigianale 74-76, dove potete venire a toccare con mano quello che soltanto ieri si pensava non potesse succedere. Ricordatevi anche di seguirci su Instagram e Facebook per restare sempre aggiornati sulle nostre ultime novità.